Una giovane donna molto bella sale sull'aereo e guarda a destra e a sinistra per trovare il suo posto. Rendendosi conto che il suo posto era accanto a un uomo a cui mancavano le due mani, esitò a sedersi. Chiamò la hostess e disse. Dato che la persona seduta accanto a me non ha mani, non mi sento a mio agio su questa sedia. Per favore dammi un altro posto. Mi dispiace signora, ma non abbiamo altri posti vacanti, disse la cameriera. Ma può dirmi il motivo della sua insistenza? La bella donna rispose: Non mi piacciono queste persone, non riesco a sedermi accanto a lui, sono disgustato e vomito. Sentendo questa motivazione da una donna istruita e di bell'aspetto, la hostess è rimasta sbalordita. La donna invece continuò la sua insistenza dicendo: Non posso sedermi su quella sedia, dammi un altro posto. La hostess si guardò intorno disperata, cercando un posto libero, ma non vide e disse alla donna: "Signora, non ci sono posti vuoti in questa classe economica, ma è nostro dovere garantire il comfort dei passeggeri, quindi andrò a parlare con il capitano dell'aereo e fino ad allora la prego di avere pazienza." La hostess entrò in cabina per parlare con il capitano. Dopo un po' si voltò e disse alla donna: Signora, siamo molto dispiaciuti per l'inconveniente che le abbiamo causato. In questo aereo rimane solo un posto vuoto, che è di prima classe. Ho parlato con il nostro capitano e abbiamo preso un'ottima decisione. La nostra azienda invia per la prima volta un passeggero dal posto in economy al posto in prima classe. La hostess si avvicinò all'uomo senza mani e disse. Mi dispiace molto, signore. Le piacerebbe rimanere in business class. Perché non siamo d'accordo con una persona rispettabile come te che viaggia accanto a una signora che è maleducata e ti mette a disagio? Sentendo questo, tutti i passeggeri hanno accolto con favore la decisione e hanno applaudito. Quella donna di bell'aspetto, d'altra parte, non riusciva nemmeno a guardare il viso dell'uomo a causa del suo imbarazzo. L'uomo, che non aveva le mani, si alzò per andare al posto di prima classe e disse alle persone sull'aereo. Sono un ex soldato e ho perso entrambe le mani a causa dell'esplosione di una bomba mentre combattevo contro i terroristi durante un'operazione. Ho perso entrambe le mani per la sicurezza degli altri, per il mio paese, ma vedendo la reazione di tutti voi, ora sono orgoglioso di me stesso. E quando ha finito è partito per la prima elementare. La bella donna, schiacciata sotto lo sguardo sprezzante di tutti, chinò il capo e si sedette sulla sedia, vergognandosi. Morale. Se non c'è bellezza e purezza nei pensieri, la bellezza del viso e del corpo non vale nulla. Bisogna sempre ricordare che non importa se il viso è bello o meno. L'importante è che l'anima sia gentile e di cuore puro.